Bentrovati dal TG Cronache. Dunque partiamo da due proteste, quella dei tassisti e quella dei vigili del fuoco. Dunque abbiamo visto la situazione della rivolta dei tassisti, ma davanti a Montecitorio protestavano questa mattina anche i vigili del fuoco per chiedere una equiparazione agli altri corpi della difesa. I vigili del fuoco lamentano una disparità di trattamento, non chiedono privilegi. Percepiamo 1.400 euro al mese, un vigile esperto come me, dopo 12 anni di servizio, 1.400 euro al mese. Un collega poliziotto, il mio pane livello, ne percepisce 1.700-1.800. Quindi non è che loro percepiscono tanto di più, però almeno equipararci a loro, questo chiediamo. Ho giurato fedeltà alla Repubblica Italiana e al mio popolo. Per 20 anni ho cercato di fare il mio dovere alla pari dei miei colleghi, poliziotti e carabinieri. Per cui noi chiediamo soltanto che ci venga riconosciuto il trattamento economico degli altri colleghi che rischiano la vita esattamente come noi. Sono i vigili del fuoco in una veste diversa dal solito, con le divise pulite, senza la polvere del terremoto, asciutte, senza l'acqua delle alluvioni, senza le vanghe e le ruspe, ma con i cartelli e gli striscioni della protesta. Il sindacato autonomo Conapo li ha chiamati a raccolta sotto Montecitorio per chiedere al governo di essere ascoltati. Denunciano la disparità di trattamento tra le retribuzioni e le pensioni con gli altri corpi dello Stato. Guadagnano, dicono, 300 euro in meno al mese rispetto ad un poliziotto, anche se fanno parte anche loro del Ministero dell'Interno. Non hanno le armi ma rischiano ugualmente la vita, spiegano. Invece si sentono di serie B, umiliati, accusano dallo Stato, anche se poi nelle emergenze vengono chiamati eroi. Sono qualche centinaia con rappresentanze da città diverse e lontane come Torino, Catania, Novara. Pochi uomini e mezzi quelli che ci sono, siamo messi non tanto bene. E c'è stata una situazione in cui magari avreste voluto fare di più ma avevate pochi mezzi? Quello sempre. I vigili del fuoco, si sa, sono i primi a partire in caso di calamità naturale, turni massacranti tra macerie, fango e neve, eppure guadagnano qualcosa in più solo se partecipano alla prima fase emergenziale e poi sempre meno. Terremoto che c'è stato qui vicino a Ascoli Piceno. Quanto ha guadagnato in più? No, ancora non abbiamo visto una lira, cioè nel senso che ancora devono pagare, quelli sono soldi che vengono stanziati dopo, no? Ci siamo soltanto basati sul nostro stipendio. Il ministro Minniti ha detto di voler destinare ai vigili del fuoco 50 milioni. Un passo avanti, commentano le rappresentanze sindacali Conapo, ma non risolvono il divario, poiché questi fondi saranno ripartiti tra i vari corpi dello Stato.